Qual è l'entità del fenomeno? Perché effettivamente tu l'hai fatto vedere in maniera molto cruda e realistica, forse l'unico modo per dare in qualche modo Giusto risalto. il giusto risalto, ma soprattutto far rendere conto agli spettatori, farli immedesimare appunto in quello che è il problema realmente, perché spesso quando si legge una notizia così in maniera fugace, poi si passa avanti, il giorno dopo si viene in qualche modo risucchiati dalla quotidianità e magari poi si pensa, ognuno poi pensa giustamente, anche, a volte anche giustamente, ai propri affari, però effettivamente quando invece sono delle immagini, delle cose d'impatto, sicuramente uno è più portato a meditare, a pensare, a A riflettere. riflettere, sì, sono d'accordo con te, infatti il fenomeno è vasto, il fenomeno praticamente come diceva un'altra intervista, dice chi sono le nuove schiave sono quelle di ieri, quelle di oggi e speriamo che non ci siano più domani. Io dico che per poter colpire questo dramma, questo fenomeno così vasto, perché poi dietro c'è, come ben si sa, c'è un'organizzazione Certo. ben definita. Io credo che in poche parole, dal mio punto di vista, poter dare una mano a queste ragazze e poter sconfiggere questa organizzazione basterebbe colpire i clienti, Sì, è quello che perché sosteniamo se noi tu da anni ormai, però poi alla fine si fa. Ma guarda, io ho notato una cosa, Rosario. Sembra che effettivamente. si vuole, perdonami se ti interrompo, se si vuole sconvincere questo fenomeno basta colpire i clienti, perché il cliente è l'ultimo anello, è quello che poi fa Chiaramente se sopravvivere non c'è la l'organizzazione. richiesta non c'è neanche l'offerta, Non c'è giustamente. l'offerta, domanda e l'offerta, non c'è richiesta, non c'è offerta, non c'è mercato. Certo, comunque no, addirittura politicamente a volte si prendono delle iniziative, però poi alla fine muoiono dietro l'angolo dopo poco tempo. Io per esempio ultimamente il 12° municipio, Pulso Patrizia Prestipino, che è la Sì, ha presidente, lanciato dei manifesti. ha lanciato dei manifesti. C'è stato un po' di clamore su questa cosa, però poi alla fine. Fine a se stessi. Sì, dopo il reportage di Radio Roma di qualche anno fa, ci sono. Antonello, perdonami, Sì. posso dire, ecco, tu hai toccato un altro argomento, cioè una realtà, quello che si fa alla festa delle donne, si fa una tavola Certo. rotonda e poi tutto finisce là. Io credo che nella persona dell'assessore Tibaldi della Regione Lazio, l'assessore Michelangeli, sempre della Regione Lazio, loro vogliono fare un percorso. Ho trovato veramente una sensibilità enorme nell'affrontare questo problema e si è deciso insieme, non a caso ti dicevo prima, che loro hanno acquistato dei DVD, dei film per divulgare questa informazione in tutte le scuole del Lazio e credo anche oltre, e c'era anche un progetto di inviare tramite i consolati questo film in Albania, in Romania, diciamo in tutti i paesi dell'est, per dire a queste ragazze attenzione ai falsi sogni, attenzione, attenzione, ecco, perché può succedere questo, prima che arrivati qui in Occidente, in Italia, nel nostro caso. Quindi credo che c'è forse oggi, riguardo queste persone che ti citavo prima, politici, vogliono veramente dare un proprio contributo reale. Quindi c'è un percorso che è iniziato il 7 marzo e che terminerà a fine d'anno. Quindi un anno intero per portare questo messaggio, ripeto, nelle scuole e ovunque, affinché questo qualche altro politico, personaggio politico più importante, possa e insieme, possa, insieme ad altri, possa con un decreto legge, con un qualcosa di specifico, chiudere il tassello. E io ripeto ancora, nel dare una giusta pena a
Guarda Rosario, il discorso è questo, però gli strumenti giuridici ce li abbiamo, ci sono già, e noi puntiamo sempre su questo discorso effettivamente, perché effettivamente... Sì, ma non applicati. Sì, è questo il problema, cioè gli strumenti effettivamente sono già in mano a chi dovrebbe applicarli, e poi effettivamente anche politicamente ci si è mossi anche a livello di, cioè proprio a livello di solidarietà nei confronti di queste persone, di queste ragazze, per esempio anche la Società delle Politiche Sociali, Politiche Sociali del Comune di Roma da anni porta avanti questo, il cosiddetto progetto Roxanne, che tutti conoscono, con delle squadre che in qualche modo hanno strappato dalla strada tantissime ragazze, cioè sono veramente sono delle case segrete dove vengono poi tenute chiuse e iniziano un percorso, sono dei discorsi del, poi tra l'altro c'è anche la seconda sezione della squadra mobile, mi sembra appunto diretta dal dottor appunto Alberto Intini, praticamente contro la criminalità organizzata, che si occupa moltissimo appunto di affidare le ragazze al progetto Roxanne. E il problema è che effettivamente, ricordiamo, la squadra mobile della Questura di Roma, giustamente per poter essere precisi, il problema è che ci sono gli strumenti, si fanno delle cose, però poi è come se la politica dovesse dare in qualche modo conto della casistica, della statistica alla fine, ma non del debellare completamente il fenomeno, perché effettivamente se noi vediamo, questa è una cosa che abbiamo anche fatto una puntata tempo fa su, proprio in radio, proprio sulla pineta di Ostia, perché il degrado della pineta di Ostia, e effettivamente noi vediamo nella pineta di Ostia persone che vengono che sono lì a vendere l'amore per la strada in situazioni allucinanti, proprio di io direi il corpo più che l'amore, che l'amore è una parola molto bella, sì, vendere sesso, ecco, mettiamolo così, però che tra l'altro è molto più bruta. Sì, però tra l'altro lì con situazioni di ordine pubblico precarie, con situazioni anche di sicurezza stradale precaria, dove però non vedo una parte, anche gli stessi vigili urbani che effettivamente hanno quelli che sono gli strumenti necessari a livello giuridico, perché sono ufficiali di polizia giudiziaria, non c'è neanche la distinzione con gli altri corpi di polizia tra agenti e ufficiali, i vigili urbani sono tutti ufficiali di polizia giudiziaria, hanno gli strumenti per intervenire. Io i vigili urbani nella pineta di Ostia si vedono soltanto la domenica per fare le multe alle famiglie che vanno a passare la domenica, però i vigili urbani durante la settimana a Ostia non si vedono nella pineta di Ostia, e questo è il vero problema. Perciò gli strumenti giuridici ci sono, le forze dell'ordine compiono anche degli sforzi in mani. Il problema è questo, che se una sera viene fatta una retata e vengono espulse delle ragazze, l'organizzazione ha già il giorno dopo le ragazze pronte a sostituire quelle precedenti. Però se si usasse il pugno di ferro tutte le sere, in qualche modo si potessero ripulire usando anche per esempio i reparti, diciamo, idonei per fare questo, per esempio il reparto mobile della Polizia di Stato, i battaglioni dei carabinieri, se si usassero i mezzi deputati appunto a questo tipo a realizzare appunto questo tipo di progetto, sicuramente tutte le sere impedisce a queste persone di lavorare, giustamente a quel punto un po' persegui i clienti, un po' in qualche modo ripulisci tra virgolette, diciamo, le strade, perché magari è un termine anche brutto da usare, diciamo non dalle ragazze ma dal fenomeno, ecco, forse questo magari per una questione di rispetto nei confronti delle ragazze che appunto non sono consenzienti. E a questo punto viene meno sia l'offerta sia la richiesta sicuramente, e anche l'offerta in questo modo, però è una cosa che è possibile fare, ma non c'è la volontà di farla, perché i mezzi giuridici sono, Rosario, questo è quello che abbiamo valutato in tutti questi anni che portiamo avanti questa battaglia. E allora ci dobbiamo chiedere perché. E questo è perché.